Benvenuti all'ottava edizione del notiziario di Sei d'Inzago e Cassano Sé. In studio oggi abbiamo l'indossatrice Ilaria Postuti, Marco Galbusera e Maria Accardi. Prima di darvi la parola immediatamente, volevo dire la mia, una massima. La bellezza di una donna è essere talmente intelligente di aver reso la bellezza ciò che la segue e mai la precede. A te Marco. Grazie Domenico per la linea e quest'oggi siamo una puntata un po' particolare, sono particolarmente contento perché insomma quale uomo non sarebbe felice nell'essere circondato da tanta bellezza, perché è di bellezza e di moda che oggi si parla, bellezza e moda nell'ospite che avremo e bellezza e moda in colei che mi accompagnerà nell'intervista di questa nuova puntata del notiziario di Sei d'Inzago e Cassano Sé. Facciamo la panoramica così ci accorgiamo di quanta bellezza abbiamo oggi in questo pomeriggio. Abbiamo ospite la nostra Ilaria. Ciao. Buonasera. Ciao. E Maria che ci accompagnerà. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Ilaria, ciao. Cominciamo con te. Benissimo. Tutta la tua storia è nata da un inizio, da uno scatto fotografico fatto da tuo marito e da lì ci si è accorti, ma era già abbastanza evidente la tua bellezza, ma forse lo scatto fotografico fatto un po' più con attenzione, con gli occhi dell'amore magari del marito, ha reso ancora più evidente. L'amore è un pochino più di riguardo, esatto. No, più di riguardo, poi una professionalità in più ha reso ancora più evidente la tua bellezza. Quindi la tua storia nella moda è nata così. Sì, la mia storia è nata fondamentalmente un po' per gioco, un po' per scherzo. Da anni conosco Barbara Marchi, titolare di Scarpa Chic, ed essendo una sua cliente molto affezionata, frequentavo e frequento tuttora il suo negozio, provando gli abiti, ha cominciato a farmi qualche scatto, inizialmente utilizzando soltanto uno smartphone e per poi pubblicarlo direttamente sulle pagine social. Coincidenza, in quel periodo mio marito stava frequentando un corso di fotografia e quindi cascava un po' tutto a pennello, aveva l'occasione giusta per fare più esperienza, quindi mettere in pratica ciò che stava imparando. E quindi invece di scattare con il cellulare abbiamo iniziato proprio a scattare proprio con la macchina fotografica, quindi cercando anche determinate ambientazioni, la scelta della location dove scattare per dare anche un pochino più sì di visibilità chiaramente ai capi e dare anche un'immagine diversa. Ovviamente poi le cose sono andate avanti, abbiamo cominciato a scattare sempre di più ed è stato un hobby che ha proprio unito noi anche proprio a livello di coppia, quindi è stato sicuramente una cosa molto, molto carina anche sotto questo punto di vista, assolutamente. Ho letto di un fotografo che prima di partire per Roma ha voluto delle tue fotografie per allestire una mostra o qualcosa di simile, quindi sì. È rimasto particolarmente folgorato. Esatto, adesso lui è diventato veramente un amico molto importante, sia mio di mio marito, e ci siamo conosciuti veramente attraverso Messenger su Facebook, e lui aveva anche dei parenti in questa zona, quindi abbiamo organizzato degli shooting insieme qui, tra l'altro in questa zona di Inzago, Crespi d'Adda, ha scattato, ha fatto anche delle foto per Scarpa Chic. Ed è nata veramente una bella amicizia, mi ha fatto dei ritratti molto belli che ha portato a una mostra, ovviamente l'aveva esposta a Roma perché lui è di Roma, però a volte questa tecnologia, questo mondo social a volte aiuta tanto, assolutamente. Cosa preferisci indossare? Per cosa ti senti più portata? Più per gli accessori, allora, più per l'intimo, più per insomma cosa preferisci di... Se vieni chiamata a fare la ragazza immagine da indossatrice, cosa preferiresti? Allora, io amo soprattutto quei capi d'abbigliamento che mi facciano in primis sentire bene con me stessa, che esaltino comunque la femminilità e l'eleganza.
Non sono una donna che ama tanto il look sportivo, molto casual, anche perché diciamo che non riesco a stare senza tacchi, ma ormai da quando ero abbastanza guai. Guai senza tacchi per andare a fare la spesa sempre in tacchi. E quindi mi sento proprio a mio agio, mi piacciono, è proprio l'accessorio a cui non riesco a dire di no. Beh, devo dire che da uomo alto 1,90, una donna con i tacchi. Invece io che non sono tanto alta, quindi rimedio un po' col tacco. Può recuperare. Recupero con quello almeno. Tanto sto facendo passare qualche tua bella... Molto bella. Qualche bella fotografia. E l'abito fa il monaco? Oppure ci vuole anche qualcosa di diverso che non semplicemente indossare un abito? Assolutamente, ci vuole assolutamente... È più facile fermarsi alle apparenze. Sicuramente quando ti fermi per strada e puoi vedere una bella donna, carina e tutto, ti fermi soltanto a vedere l'apparenza, magari pensando che si fermi soltanto lì. Invece quando scavi un pochino più a fondo e capisci che oltre all'apparenza c'è anche della sostanza, c'è della competenza, intelligenza, professionalità, allora è tutt'altra cosa. Bisogna sempre andare un pochino oltre. Hai partecipato a dei concorsi, hai fatto qualche sfilata importante, c'è qualche marca che porta il tuo nome? No, non ho mai fatto. È una passione che ti ha portato anche fuori, però dai confini strettamente della Martesana e dei nostri paesi. Sì, a scopo fotografico sì, ma a livello proprio di concorsi o di bellezza, sfilate, no, ho fatto qualcosa proprio di piccolo, sempre magari per il negozio di scarpa chic, ma niente di più. Diciamo che questo rimane comunque, e lo sottolineo sempre, un hobby, perché facendo tutt'altro nella vita lo tengo proprio come quello spazio che dedico a me stessa. E in questo caso anche condividendolo con mio marito, visto che condividiamo la stessa passione. Ma in un domani ti potresti sentire portata ad allargare i confini della tua attività, magari passando dalla modella, dalla ragazza immagine, a qualcosa di più impegnativo, magari, non so, nello spettacolo o qualcosa di similare? Ma diciamo che io non mi metto mai a dei paletti, nel senso che valuto sempre le opportunità che mi si presentano. Ovviamente, lavorativamente parlando, lavorando in un settore che non è minimamente affine a quello che è la moda, la vedo una cosa un pochino remota. Però nella vita mai dire mai, e se si dovesse presentare un'opportunità, sicuramente la prenderei in esame, la valuterei, ovviamente sempre con la testa sulle spalle. Perché comunque ho il mio lavoro, la mia carriera, soprattutto ho la mia famiglia a cui pensare. Sicuramente. Maria? Allora, eccoci qua. Intanto, vabbè, io ho vestito parecchie volte le ragazze come te e sono stata dietro le quinte e tanti anni fa ho fatto qualcosa anch'io. Quindi mi emoziona quando mi hanno detto devi intervistare Ilaria, più o meno mi ricordavo perché... Anche io ho avuto un negozio a Inzago, no? E nulla. Quindi, eccoci qua. Allora, la moda, diciamo, passa e lo stile rimane. Questa è una frase di Coco Chanel. Tu cosa ci dici a riguardo, secondo te? Sono assolutamente d'accordo, assolutamente, perché la moda è importante. Sono sincera, seguo anch'io le tendenze del momento, ma è ovvio che se la tendenza del momento non è affine a me, Non la inseguo, perché voglio comunque, come dicevo prima, amo indossare ciò che mi rende femminile, elegante, quindi degli abiti fini. Penso per trasferire l'emozione, l'abito poi deve far trasferire l'emozione. Esatto, deve suscitare in me un'emozione. Lo stile, a volte uno ci nasce con lo stile, non se lo crea. Esatto, soprattutto per chi ti guarda poi, alla persona che recepisce. Quanta moda c'è in te e a quale periodo per quale periodo ti rivedresti, cioè, Vianni, e quanta moda c'è in te? Ma credo che ci sia
tanta moda in me, nel senso che comunque, come dicevo, seguo sicuramente le tendenze del momento, è molto importante per me la cura di me stessa, ma in primis per me stessa, non per gli altri, perché è molto importante innanzitutto piacere a noi stessi, prima che agli altri. Indossare se stessi. Esatto, quindi prendersi cura anche del proprio aspetto non significa soltanto voler apparire, no, assolutamente. Sì. In ordine, essere comunque sempre, io sono una ragazza anche abbastanza precisa e puntigliosa, quindi per forza di cose mi piace esserlo anche nello stile, nell'abbigliamento e nel mio outfit quotidiano. Questa è la tua bambina, no? È venuta la tua figlia. E sì. In quale periodo tu, se ti dovessi rivedere in un periodo storico della riguardo alla moda, no? Anni 50, 60, 70, 80, a quale periodo ti Mi rivedo di più? Ma se penso fondamentalmente alla mia fisicità, non è di sicuro affine alla moda del momento. Nulla togliere chiaramente a modelle con grandi nomi di oggi, ma penso che femminilità sia anche sinonimo di, insomma, di non soltanto di pelle e ossa, intendiamoci. No, assolutamente no. Le forme. Assolutamente un po' di forma, sinonimo secondo me di... Sono le differenze, cioè, tra... modelle degli anni 90, comunque rimarranno per sempre delle icone, non soltanto per la loro bellezza, ma anche per quello che hanno portato. Sicuramente mi vedo... No, beh, simile a loro no. Perché... No, però sicuramente. Sì, perché negli anni 80 era il prototipo della modella degli anni 80 era senza seno, per esempio. Poi esatto. E quindi hanno lavorato benissimo. Non sempre. Come fai a conciliare il ruolo di mamma, moglie e questo hobby in famiglia? Beh, tu hai detto che tuo marito comunque condivide la tua stessa passione, quindi un pochino più di facilità in questo dovresti averla riscontrata. Cioè, non è stato mai un freno coltivare la tua passione, no? No, assolutamente. Anzi, se devo essere sincera, questo hobby in comune è partito proprio da lui, perché comunque ho cominciato a mettermi davanti all'obiettivo proprio grazie al suo corso di fotografia, quindi giustamente aveva, tra virgolette, la modella in casa, perché non sfruttarla. Certo. E quindi stando insieme poi si creano invece le cose nascono le cose più belle. Conciliare tutto non è facile, però noi siamo donne, lo dico sempre, quindi abbiamo sempre un po' quell'arma in più. E quindi vabbè, non è facile, anche perché vabbè, siamo sempre impegnati, mille impegni tra il lavoro, comunque giro anche parecchio, sono spesso fuori casa, una figlia in età scolare. Il marito, che anche lui, ovviamente, dà sempre bel da fare. Vittorio è il fotografo che perde la testa per la modella. Qui è stata la modella che ha tirato dentro il fotografo. Siamo praticamente sposati già con la bambina ed è nato dopo. Quindi noi siamo in casa. Bellissima questa cosa. Anomalo. Poi ti farei un'altra domanda. Ho visto la tua bimba che è già posa, quindi ha già stile. Si nota, cioè, si denota già questa voglia di posare, insomma, si trasmette chiaramente. Cosa diresti a lei qualora dovesse intraprendere questa strada, questo mondo? Ma se dovesse intraprenderla in maniera diversa rispetto a quello che ho intrapreso io, perché ripeto, essendo un hobby, non ho fatto una carriera in questo mondo. C'è qualcosa che tu raccomanderesti, a prescindere? E di fare molta attenzione, perché dipende a che età approccia questo mondo. Perché ovviamente quando sei una ragazzina è più facile cadere nella trappola e purtroppo può essere anche un mondo cattivo. E quindi sì, la testa sulle spalle la si ha soprattutto quando si diventa un pochino più mature e responsabili. Io a 35 anni non mi posso paragonare come quando ne avevo 20. Ovviamente sono maturata, avere una figlia, avere una famiglia ti rende più responsabile. Quindi agisco sempre pensando anche a quello che ho. Per me ovviamente ti potrà dare qualche consiglio tecnico su come muoversi. Sì, e assolutamente come... non la frenerei. Esatto. Piedi per terra. Certo, sicuramente quello a prescindere.
Ti capita l'ultimissima domanda, veramente, perché ce ne sarebbero 3 miliardi, però dobbiamo stare concisi, poi Marco mi guarda male che abbiamo parlato. No, ce la facciamo. No, andiamo avanti. Se ti capita di atteggiarti quando cammini per strada come se fossi in passerella, cioè, non so, c'è gente, perché io so che noi siamo anche, guai se non lo fossimo, dobbiamo essere vanitose, perché la donna è vanitosa. Ovviamente tu, consapevole della tua bellezza, del tuo fascino, del tuo charme, sicuramente, te lo dico perché immagino, sicuramente se c'è, non so, ci sono persone, ti capita di passare, di attraversare la strada e ci sono persone sedute o cosa, quanto ti senti in passerella? Ti è capitato di atteggiarti? Allora, la verità è che no, non mi sento tanto in passerella, perché comunque non è una cosa che ho fatto abitualmente. Però forse portando anche sempre i tacchi, quindi avendo sempre un determinato abbigliamento e quindi anche molto curato e raffinato, a mio avviso, mi sento servata. Dà l'impressione di avere questo atteggiamento. Ovvio, noi donne abbiamo un po' di vanità, è inutile nasconderlo. Ma spesso ti posso confermare che non, e questo me l'hanno anche sempre detto, soprattutto mio marito, che quando andiamo in giro insieme, che non mi accorgo neanche, perché proprio fa parte di me, quindi non lo faccio per atteggiarmi, è proprio il mio stile. No, ma era questo il discorso, era qui che volevo, mi aspettavo questa risposta, perché comunque poi qualcuno magari ti dirà anche, ma tu hai fatto qualcosa, posi, perché comunque... Le persone che devono cogliere colgono, si nota. Sicuramente, quello sì. No. Io ho esaurito le mie domande, è stato un piacere e ti invito ancora. Davvero. Tanti auguri, tanta fortuna e coltiva finché puoi questa cosa, perché è bellissima. Speriamo, dai. Trasmetta a tua figlia. Ciao. Sì, ciao. Ilaria Postuzzi, grazie per aver fatto parte della nostra... trasmissione, il nostro appuntamento settimanale che abbiamo su Sedinzago e Cassano Se. Ti ringraziamo e in bocca al lupo per tutto, per te, per la tua famiglia, per la tua passione che è un po' carriera e un po' ti auguriamo che lo possa diventare, e grazie per rappresentare il nostro territorio con la bellezza e con l'eleganza. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Arrivederci. Thank you.